Siamo con Caterina Gargantini, Country Representative Italia di Oregon Scientific, che ci sta presentando in un evento che Oregon ha dedicato alle novità per questo Natale. Ci sta presentando quattro importanti novità che saranno appunto sul mercato e che presenterà Oregon per i prossimi mesi e per il Natale. Allora, partiamo subito da questa tavoletta, che è un tablet vero e proprio, ma vestito per bambini, quindi vedete che ha la gomma e ha precaricati dei giochi, quindi il bambino si connette e si in automatico può giocare con vedere filmati, fare dei giochi e addirittura può anche navigare in internet. Adesso non abbiamo il wifi, ma può navigare in internet. Cosa succede? Che nel momento in cui il genitore acquista questo prodotto, si registra a nome proprio e sul suo telefonino ha la possibilità di controllare, perché lascia la sua mail, tutto quello che il bambino fa. Si chiama parental control, quindi quando il bambino vuole acquistare un nuovo gioco o vuole navigare in internet, arriva sul telefonino del genitore l'autorizzazione per far sì che lui possa fare questa cosa o meno. Quindi questo è molto mi pare che controlli anche il tempo del gioco, giusto? Anche il tempo del gioco, quindi può definire 15 minuti, 10 minuti, e quindi dopo quello il bambino non può più giocare. Si connette anche con degli accessori, si scarica l'applicazione, può suonare la tastiera, può suonare la batteria. Diciamo, sempre legato all'app dedicata, sì, dedicata MIP. Al MIP, quindi si scarica l'applicazione tastiera e uno suona. Quindi è un mondo MIP dedicato ai bambini. Andiamo poi sull'altra novità, che è questo braccialetto, che qui siamo nello sport outdoor, quindi sport outdoor. Questo è in pratica un pedometro, nel senso che l'aggeggio, la parte elettronica è un pedometro, lo si mette al polso, si scarica l'applicazione sul telefonino. L'applicazione permette, quando io mi metto il mio bracciale e inizio a fare movimento durante la giornata o addirittura la sera, di vedere che cosa ho fatto durante la giornata, quindi mi conta le calorie che ho bruciato e le distanze che ho percorso. Ovviamente quando scarico l'applicazione sul telefonino devo mettere i miei dati, quindi metterò quanto peso, quanto sono alto, e quindi con un calcolo algoritmo che c'è all'interno della parte elettronica, io in ogni momento della giornata so se sono stato pigro e quindi mi si accenderà una luce rossa, oppure se ho fatto movimento e mi si accenderà una luce. Se non vado errando, controlla anche il sonno. Sì, c'è un'altra applicazione che si scarica sempre sul telefonino e mi permette di calcolare, di vedere il mio ciclo del sonno. Cosa vuol dire? Che io vado a letto, me lo metto, mi addormento e alla mattina riesco a vedere il mio grafico di come ho dormito. Quindi nella fase REM, per esempio, che dovrei stare molto fermo, se mi sono agitato, il braccialetto rileva tutti i movimenti e significa che non ho dormito, che non ho dormito bene, e quindi devo fare qualcosa, quindi mi riesco a monitorare, diciamo, il mio ciclo del sonno. Molto bello anche il fatto che comunque c'è una luce che si illumina. Sì, io la chiamerei il colore della salute. Colore della salute, rosso, verde e azzurro. Questa lucina ci indica e si illumina, credo, a questa altezza più o meno, come se sono stato movimento, quindi sono in target con quello che dovrei fare durante la giornata, o invece sono un pigro e quindi ho bisogno di muovere. Quindi questa è tutta la parte dedicata al nuovo, delle molte, diciamo, cose che già Oregon fa dedicate alla parte salute e benessere. Diciamo che il motto di quest'anno è interattività, perché anche tutti gli altri prodotti, diciamo, tutti hanno questa applicazione, quindi io posso controllare tutto dal telefonino. Diciamo, siamo questo, in piena Internet of Things, le cose si parlano tra di loro, sì, e ci aiutano a stare meglio. Sì. Ci fai vedere gli altri prodotti? Sì. L'altro prodotto è questo, che c'ha la mia collega in mano, me la devi dare un attimo, esatto. Che è una videocamera. Noi siamo stati i primi che abbiamo iniziato con l'Action Cam 5 anni fa, ovviamente era molto grande, adesso siamo arrivati a queste dimensioni. Questa con una pinzetta la posso mettere addosso, sul casco, può vedere sul casco, dovunque, è HD, quindi i filmati si possono vedere, quindi si vedono benissimo. È estremamente semplice nell'utilizzo. Sì, c'è un tastino e inizia a filmare, filma per un'ora, un'ora e mezza e poi va in continuo, va in loop. Quindi se io non scarico e uno spegne. Se io non scarico il filmato, mi si registra dopo un'ora e mezza sopra quello che ho già fatto. Possiamo far vedere, che è molto divertente, dove la perché questa Action Cam è davvero avventurosa, come vedete. Ci sono dei gechi che la inseguono ed eccola lì, nascosta in una pianta. Si può anche
andare sott'acqua. Sì, eccola quindi lì. C'è una custodia, quindi io volendo posso, posso mettermela su addosso, sulla testa piuttosto che sul corpo e filmare. Un'ora e mezza. No, sotto fino a 60. Fino a 60 metri, sì, sì, fino a 60 Perfetto. Metri. Perfetto, quindi anche subacquea. Sì, anche subacquea. L'avete pensato, ecco, sicuramente piacerà molto ai ragazzi. Ragazzi, anche perché ha la possibilità di cambiare le cover, quindi posso anche... Queste tre sono date in dotazione nella confezione, quindi io posso cambiare le cover in funzione di come sono vestita. Poi c'è tutta l'accessoristica, sì, certo, le varie fasce, la fascia da mettere a polso, quella da casco, c'è cioè quella da casco rigido, da casco da bicicletta. Quindi Jaco sarà per tutte le riprese in movimento. In movimento. Poi direi che l'altra... L'interattività, sì. Sull'interattività sì, e direi di andare su un grande classico. La stazione barometrica, che è sempre interattiva, questa è veramente la stazione del futuro, cioè noi siamo abituati a vedere un display dove si vedono le varie icone, questa invece non si vede perché questa sta in casa, si scarica l'applicazione sul telefonino e tutti gli accessori sono senza fili e io in qualunque momento riesco a tenere sotto controllo la temperatura della mia casa, l'umidità, anche di una casa che è a 300 km, certo, 400 dovunque, km di distanza. Assolutamente. In più, scaricando l'applicazione, io vengo a far parte di una community, per cui nel momento in cui scarico l'applicazione vedo quante stazioni barometriche come queste sono installate in tutto il mondo. Quindi se devo andare a fare un weekend a Parigi, vedo la signor, che non so come si chiama, che ha installato questa... Aggiornati in tempo reale. E vedo in tempo reale che temperatura c'è, che umidità c'è, che vento c'è, se c'è il grado di piovosità o meno. Quindi, quindi è veramente... un grande classico di Oregon Scientific che diventa modernissimo con solo questa parte, certo, dedicata appunto al digitale e dedicata a questa possibilità di scambiarsi informazioni. Ringrazio ancora Caterina Gargantini per le novità che ci ha presentato e alla prossima. Grazie. Grazie.